Hai presente, amico mio, quando ti senti sfigato e pensi di essere bersagliato dal Signore? Ecco, amico mio, allora ricordati di essere iscritto al canale di Poli, che sia YouTube o Twitch, in realtà scegli te, perché qui ti dimostrerò, amico mio, che invece quello odiato dal Signore sono io. Ormai la sfiga non si riduce nemmeno più al gioco, ma anche al circostante, al gioco stesso. Non voglio spoilerarvi nulla, ragazzi, se non che vi invito a guardare il video fino in fondo perché... Veramente, ormai succede di tutto nel mio canale. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale, amici miei. Big news prima di iniziare con il video. Signori miei, sabato, questo, non so quanti ne abbiamo, dopodomani, insomma, per capirci. Signori, ci sarà la mia prima live di 12 ore su Twitch. Faremo ragazzi infatti una 12 ore a partire dalla mattina per arrivare poi insieme fino alla sera. Vi dico un attimo il programma velocemente. Ci sarà chiaramente un po' di evento sub, faremo Heroes of the Storm insieme ai sub, giocheremo ad Hearthstone, faremo Arena, faremo Ladder, testeremo deck che mi darete voi. Testeremo ragazzi nuove cose, chiaramente sempre su Hearthstone. Giocheremo a World of Warcraft, in quanto come sapete ho rinnovato World of Warcraft e per appunto stanno per tornare anche i video. Insomma ragazzi, un casino di roba, vi consiglio veramente di venire. L'ora la devo ancora decidere, penso di partire verso le 10 di mattina, ma vi consiglio caldamente di seguire il mio account Instagram, il mio account Telegram, perché da qui do per appunto tutte le info riguardo questo particolare evento che ci tengo tantissimo a farlo. Ma di questo ne parleremo nello specifico questa sera in live su Twitch, che sono in live verso le ore 20, amico mio. Se vuoi venire, io mi fa molto piacere il canale in descrizione. Amici miei, dopo aver fatto una settimana di pausa su questo maledetto gioco dal Signore, da Cristo, è maledetto questo gioco. Oggi, ragazzi, torniamo chiaramente con un video molto bello, con un deck che peraltro mi ha consigliato uno di voi. Come sapete, ragazzi, voi potete scrivermi su Telegram e uno dei deck che mi hanno consigliato i ragazzi è per appunto quello che state vedendo. Ragazzi, infatti, il mio amico Salva11, Salva95, che cazzo dico, che mi ha proposto un bellissimo deck con la quale far workare molto bene il maestro di Segugi, Show, come cazzo si chiama, e anche, diciamo, un hunter veramente bello, veramente divertente e performante. Vi consiglio, ragazzi, fin da subito di provarlo e non rimanere scettici come invece lo ero io fin da subito, perché nonostante la sfiga che io avrò in queste partite e nonostante magari anche voi potreste avere della sfiga nel pescare le carte che non dovreste, come per esempio in un Kublok, il deck, ragazzi, performa molto bene e diciamo che lo possiamo quasi contrassegnare come il nuovo Kublok, perché questo recruit funziona veramente bene e c'ha le risposte realmente a tutto il meta attuale. Nello specifico oggi, ragazzi, andiamo anche a vedere la value che ha il carissimo maestro di Segugi Show, perché molti come sempre l'hanno trovato e come sempre arriva il Poli Salvatore dell'Universo, che va per appunto a dirvi come utilizzarlo in una lista buona e anche chiaramente alcuni tips utili che magari vi siete chiaramente persi. Prima di iniziare il video, amico mio, faccio una piroetta. E ti invito carissimo a lasciare un bel like tattico che mi supporta tantissimo, amico. Dopo 7 giorni di video sono qui ogni sera che bestemmio su questo gioco di merda perché ho sfiga e ti ho portato il video tattitissimo, amico mio. Mi farebbe tanto piacere se hai lasciato un bel like, se amico mio vuoi lasciare un commento. Anzi, ti invito a lasciare un commento perché dopo faccio una domanda nel corso del video e ti invito per appunto a commentare. Ti invito inoltre anche, amico mio, se vuoi iscriverti al canale, a condividere, insomma, fai quel cazzo che ti pare, amico mio. Nel caso ti lascio il mio numero dell'IBAN, conto corrente della banca di Brendola, e nel caso mi fa un versamento, poi ci mettiamo in privato d'accordo per la sua quota, chiaramente è sopra i 1000 euro, se no non accetto gli spiccioli. Vi auguro quindi, ragazzi, una buona visione. Ci vediamo, ricordo, questa sera in live su Twitch, che facciamo cose in arena invece che in ladder, oltre magari eventualmente a provare anche questi deck. Andiamo! Allora, signori miei, primo game mentre un ragazzo col cognome Brambullo mi segue su Instagram. Bello, amico mio Brambullo, non è che il mio cognome sia tanto bello, però Brambullo è sicuramente particolare. Già che ci sono, ragazzi, vi ricordo che qui da qualche parte vi metto il mio account che Instagram, ormai siamo arrivati, se non sbaglio, a 2000 follower, quindi follow, io lo sto iniziando a usare di più per mettere storie riguardanti i trivium e canzoni particolari che ascolto, lo uso spesso, quindi se volete ve lo lascio qua da qualche parte, e sti gran cazzi, poi fatene quello che volete. Ora, prima di iniziare, ragazzi, volevo dirvi che nella prima ho registrato un'altra partita prima di questa. E registrato, è la partita dove provo i deck, no? Dove li provo e vedo un attimo come performano. E chiaramente nella partita precedente a questa, signori, avevo tutte tranne un grizzly in mano, le bestie in mano. Quindi, chiaramente carte come Katrina, che è anche Lich King, ovviamente. Carte come Katrina, l'avanguardia, la melma, eccetera, sono ovviamente inutili, ma questo è un discorso completamente a parte. Poi, una partita nella quale io abbia l'esettimano mi deve ancora capitare, non è mai capitato, non capiterà mai, ma nel caso dovesse succedere è tanto di cappello perché è praticamente un easy win, perché buffi tutto, anche le cose che vai a prendere. Va bene, lui va di Acolyte e la partita c'è, nel senso, io non faccio un cazzo fino a... vabbè, se li pesco di nuovo tutti, però siamo a punta capo, amico mio. Se li pesco di nuovo tutti mi incazzo come un treno. No, sto facendo finta di non essere arrabbiato perché ho detto adesso mi calmo e ricomincio. E registro. Se però le pesco di nuovo tutti, io spacco tutto. Io spacco tutto. No, io spacco tutto. Non frega un cazzo, succhia vita, ma che cazzo, bianca, dai, vabbè. Allora, facendo finta di non essere arrabbiati del fatto che sto pescando tutte le bestie. Tutte le bestie. Tutte le bestie. Manca solamente
Catraine e Lich King le abbiamo pescate tutte. Io devo fare coin Grizzly, perché sennò non gioco assolutamente un cazzo. Il Grizzly qua in realtà è anche abbastanza forte, perché è un 3-8, muore di Shadowward Pain miseramente, ma non è che possa fare nient'altro. Il prossimo turno andiamo nuovamente di Grizzly, per poi andare chiaramente di Melmina, nella speranza, perché probabilmente diventa una speranza la mia, che ho già pescato due Dirosauri, ho già pescato due Grizzly, almeno di non pescare King Crush o Lich King. Perché se io pesco anche quelli, io spacco il gioco. Io giuro, spacco. Tiro la testata sul monitor, mi spacco il gioco. Vado a casa, volo in Florida, do fuoco alla Blizzard. Farò un video come incendiare casa Blizzard e mi darò fuoco, perché è un gioco di merda. Che sappiamo essere un gioco di merda. Comunque, chiaramente, Blizzard, se vuoi sponsorizzarmi, fallo, ma rimane un gioco di merda. Comunque sia, allora lì va di attacca, pesca. Cosa pesca? Una Shadow War Death? No. Drago del crepuscolo, va bene. Uccideremo chiaramente lei, perché sennò pesca è una cosa che a noi assolutamente non piace. E a tal proposito andiamo di secondo Grizzly, perché nel senso non è che abbiamo tante altre giocate. Il prossimo turno una Melmina molto forte. Lui non può permettersi nemmeno un Silence, perché un Silence significa cagarmi. Lui ha 3-12. È chiaro che il Silence lo devi fare se arriva la Melmina con un deatratto del calibro di Catrena o della Silver Vanguard, perché ti tira fuori le peggio cose, perché potrebbe tirarti fuori poi Catrena che ti tira fuori i besti, insomma sappiamo tutti il gioco intrinseco. Addirittura ragazzi, potremmo pensare di non farla il prossimo turno la tipa di Tonio Cartonio, perché Tonio Cartonio nel prossimo spot potrebbe morire da un eventuale, hai capito, no? Fare un Deathstalker Rexar mi piace? Mi potrebbe piacere Deathstalker Rexar, oppure Show e Cosina. Show e Cosina ci permette il trade lì, abbiamo comunque lui che è tatticissimo. Prossimo turno lui, bellissima l'animazione di Show peraltro. Prossimo turno lui chiaramente, ha senso giocare lui, sì. Prossimo turno chiaramente lui può, non lo so, farmi una Shadow World Pain, fare le sue cose. Io posso fare eventualmente Melmina, Morte e Fasulla. Procchiamo quindi la Melmina e ci tira fuori cose. Se non uccide Show, anche se è un po' una cosa utopica, come si chiama, etiopica, vabbè, possiamo cagare delle cose interessanti, e così è stato, e ovviamente per top deck Catrena, giusto in tempo amico mio, porca troia, proprio appena mi serviva, madonna quanto lo spacco sto gioco di merda, prima o poi lo distruggo, Dio Cristo, lo massacro, dammi Lich King, satana di Cristo. Cioè, vedete da soli la mia mano. Non penso neanche che serva che io commenti, raga. Non penso che serva. Le sapete la cosa bella? Che io attacco con lui. Io attacco con lui, tanto lui non lo sa che io nel deck non ho più bestie. Lui non lo può sapere. Ho pescato tutto quello che non dovevo pescare. È anche l'unica carta che non mi serve un cazzo sua di Lich King. Seriamente è orribile questa cosa, Speravo almeno mi facesse Physics Scream, così Catrena aveva valio, ma nemmeno. Neanche quella. Non ho soddisfazioni da nulla io nella mia vita, raga. Tanto vale uccidermi e sto meglio. Allora, cosa facciamo? Catrena è inutile. E vabbè, questo me la devo assolutamente mettere via. Sarà sempre così. Fare lui più il trade non ha troppo senso, probabilmente. Mi piacerebbe tenere vivo Show. Mi piacerebbe tenere vivo Show as long as possible. È anche vero che però l'Hero Power di tipo Tonio Cartonio qua mi piace tanto. Andare di Gigantosauro è un'idea. Gigantosauro e tradiamo, mettiamo board, se lui mi fa chiaramente Physics Scream e noi siamo contenti. Dai, ci si può provare. Vediamo un attimo cosa ci racconta. Già usato due Aoi, ha ancora un Dustbreaker e un Primordial. Non dovrebbe giocare l'Innova, non ci sono liste che la giocano, questo è Urlo Psichico, invece è il secondo Primordial Drake. Perché mentre io non pesco nulla, pesco solo le carte che non devo, lui invece è l'unica carta che deve pescare la pesca. Io pesco Kelet, e poi che cazzo me ne faccio, non lo so, ma poi sarà il discorso. Probabilmente sfrutteremo sto scudo, quindi schiavo, giusto schiavo, schiavo, lavora, Dio caro, lavora. Schiavalo, andiamo di scudo anti-magic shield, madonna, questa pronuncia inglese mi fa quasi venire il ribrezzo, e trade, poi chiaramente faccia invece con Tonio Cartonio. Show ci sta carriando in sta game, Show ci sta realmente carriando, qui, amico mio, dovrai usare un porco di urlo psichico, non vedo l'ora che mi fai urlo psichico, sono l'unico stronzo che ti chiede, e l'hai top deckato, mi dà fastidio che l'hai top deckato, perché c'ho l'emote dedicata, ma porca troia dovevi farlo prima o poi, e santo Cristo. Ok, dai Catrena, tiralo fuori tutto. No, aspetta, tiralo fuori nel senso buono, no, chiaramente, no. King crushalo, che chiaramente smocca 9, no, questi 9 danni. Allora, se lui mi fa Shadow Reaper Anduin,
in un certo senso quasi muore, perché no, non è vero, non muore, perché mi uccide il 2-2, esce un 7, un 8-8, diventa, va 8 di vita fondamentalmente. Non ho questi 8 danni al momento, non li avrò in realtà quasi mai, però chiaramente è un ottimo spot. Qui va di Alexstrasza e lui ha perso, giusto amico mio? No, cos'è? Mind Control? Oh, fuoco sacro, ma cos'è questa nuova lista di Dragon Priest? È nuova, non l'avevo in realtà ancora vista io questa cosa qui. È completamente nuova per me a pappagallo. Perché non gioca... Ah, ok, vuole fare qualche combo il prossimo turno, immagino. O hai paura di morire addirittura. 15, 16, 17, 18, 19 danni. Non te lo voglio dire, my friend, ma io teoricamente dovrei aver vinto, no? Aspetta, sì, dovrei aver vinto, perché questo attacca faccio, io vado di Flanking Strike, giustamente, che mi tira fuori il dinosaurozzo incazzatozzo, giusto? Che chiaramente non procca il Battle Cry e quindi può andare ad attaccare faccia, andiamo a ucciderlo. La sfiga ci ha bestemmiato, io stavo per incazzarmi, ma è andata bene, alla fine abbiamo vinto. Vincere un game di quel calibro, regà, nella quale abbiamo tutte le bestie in mano, il Catrine è stata inutile, per fortuna ha giocato Urlo Psichico, diventa addirittura un matchup positivo, capito? Quando hai la sfiga, giocare contro prete è essere forti, poi ok, Keleset, non posso neanche, devo stare zitto, sto zitto, non dico nulla, mi rimangio tutto quello che ho detto sulla sfiga della partita di prima, perché chiaramente l'abbiamo vinta, ma è una rottura di cazzi. Di nuovo il caro amico Show, madonna, se non hai Shadow Pain, amico mio, ti ricarico tutto quanto, va bene, abbiamo anche una curva di mana, in un certo senso facsimile, quindi andiamo a fare chiaramente il nostro amico Archetto, per poi fare Keleset, Melman Gord, e andare chiaramente in curva di mana in modo da, ok, questa matchup è bellissimo. Io reputo Quest Priest, sapete, uno dei migliori deck. Anzi, ne approfitto, se vi va di vedere un Quest Priest, non Quest Benedictus, quelle combo lì particolari, proprio Quest Priest incentrato sui rantoli di morte. Un messaggino tattico, regà, proprio commentola rapido al veloce. Io so per appunto cosa farvi vedere poi nello specifico. Non credo lui abbia armi, giusto? Aspetta, fammi pensare, che armi può avere le mie armi. Io non ho armi, però nei candelarti, che non mi interessa un cazzo, quindi mettiamo un 3-3 tatticissimo e andiamo chiaramente a hittare la faccina. Bene, allora, Show non serve un cazzo, perché se minchia non mette board, chiaramente Show è inutile. Questo immagino che siano delle cose. Ora, un top deck forte è Stitched Tracker, ma forte forte. Questo non è forte, ma va bene, la curva di mana, ok, l'esito, non mi posso lamentare. Poi l'esito, ti lamenti se non stronzo. Quanto è bella l'animazione di Show quando entra, lo sapete solo voi, ma a me piace un casino. A me piace un casino il fatto che ogni volta le zampe vadano peraltro in modo e in posizioni differenti. Allora, la lista io chiaramente su non la so. Sapete che non so un cazzo, ma mi sembra, sì, ma se io pesco tutte le luci, l'amico mio, non è divertente, capito, no? Se io pesco sempre queste, io non mi diverto in questo gioco, no? Già non mi diverto di mio perché pesco tutte le bestie, adesso invece non pesco nulla. Ma poi ti lamenti sempre, sì, ma se Dio è vergine, io ovvio che mi lamento, no? Stiamo smorcando con un deck che è control, capisci che non sta andando bene la cosa, no? Giusto, no? Dustbreaker lo gioca? Sì, che gioca Dustbreaker. Chi è stronzo? Non gioca Dustbreaker nel prete. Se sei un coglione se non giochi Dustbreaker nel prete, giusto, no? Il tuo unico remove è la 4, dopo hai solamente l'urlozzo. Scarabealo, stercorarealo, va bene. È morto? No, per poco non è rimorto. Per poco non è rimorto, però attenzione. Charge Devil Sour può andare bene. Mi sarebbe piaciuto altro, ma me lo faccio chiaramente andare bene. Allora, non traderemo il 2-2. A mio dire, almeno, non traderemo il 2-2. Perché, aspetta, però lui potrebbe fare cose particolari. Allora, sicuramente questo va a faccia. 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 Cioè, lag pure. La mia domanda ora è, lui ha 6 punti vita. Se io trado il 2-2, lui potrebbe fare Mirage Call e tornare in vita, giusto? E rievocarsi il suddetto di attratto. La mia dire, andiamo faccia perché lui comunque se lo uccide, io guadagno un danno in più e poi se io evito di attaccare board, praticamente vinco il prossimo turno, più o meno, insomma, dopo chiaramente dipende in eventuali altri AOE. Me lo marcio, va bene. Spellbreaker? Vinta Spellbreaker. Oh, deck! Sto chiedendo uno Spellbreaker, servito, sto aspettando? Niente, mi sa che non ci arriva, va bene. Se pesco qui in realtà qualsiasi minion per tradare il melo, siamo messi molto bene. Lui giustamente si armeggia e si cura pure, perché sa che la situazione con Show in campo è molto minacciosa. Lui sta a 15 di vita totali, questo è un top deck forte. Questo è un top deck forte, se mi dai probabilmente Spellbreaker. Spellbreaker, ma c'è lo schiavo incatenato. C'è lo schiavo incatenato che in realtà fa più o meno lo stesso. Oh, allora fammi fare un conto. 3 più 2 e lui va in totale di 15, giusto? 1, 2, anzi no, il cazzo, non attacco con lui, attacco con 3.
più Saronit e muore questo qui. Dopodiché c'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 danni. Purtroppo non è l'Ital. Tanto vale andare a prendere un altro braccatore che fa chiaramente la stessa porca figura. Quindi prendiamo un braccatore, vediamo se troviamo qualcosa di meglio. Va bene. Non dico niente, non dico nulla, penso che si commenti tutto da solo. E va bene, io lago, quindi probabilmente non riuscirò neanche a attaccare con tutti i suddetti. Purtroppo eravamo in, non eravamo in Little per molto poco, se ci pensate. Di molto molto poco, ma va bene lo stesso. Peccato perché due volte di fila mi dà le stesse mini, il braccatore. Carta che io adoro, ma se esce così non è che mi piaccia poi tantissimo. Vai, urlo psichico, amico mio. Urlo psichico, Hero Power, ho vinto. Ma minchia, Eternal Servitude o meno? Va bene, man, va bene. Me lo dai questa volta? Posso? Posso avere il Spellbreaker? Man? Posso averlo? Eh? Nel frattempo Deptus mi chiede se sto registrando. Sì, sì, sto registrando, man. Niente Spellbreaker, ma in realtà penso che sia lì dallo stesso. Ci divertiremo a fare delle cose. In realtà no, dai, non facciamo le persone orribili. Io peraltro mi sono sempre domandato se c'ho Shouju. Questo qua come fa? C'ha charge o cosa? Vabbè, non importa, non lo scopriremo mai. Signori, l'altro che mi ha vinto, sempre show, chiaramente. Prima di andare a registrare World of Warcraft, perché domani sul canale, se Gesù mi vuole bene, torna a World of Warcraft, siamo contro Locke. Locke, c'è una nuova versione di Locke, no? Quella un po' intrinseca, che presume l'idea di giocare una specie di control pari, se non erro. È un po' interessante, in realtà, voglio un attimo vedere come si svilupperà. La cosa che invece mi dà molto fastidio, a parte la mia vita, che è una merda, è il fatto che io pago un fottutissimo soldi, tanti soldi alla team ogni mese, e questi stronzi mi danno una qualità che fa cagare al cazzo. Ve lo dico in video, guarda che schifezza, Madonna Cristiano Ronaldo. Cosa devo farci, oh team? Ti devo bestemmiare addosso, realmente? Siamo tornati ai tempi nella quale ti chiamavo in live, man, eh? Perché non è possibile, cazzo, che io pago una madonna per una fibra che funziona come il buco del culo. E che cazzo, Insomma, va bene, speriamo che la connessione regga, perché sento che va male ad altre persone. In realtà io sento che va male solo a me, ma questo è un altro discorso. Non è quello. E io chiaramente ho mulligato, e vabbè, ovviamente pesco carte che non dovrei, ho mulligato il candelarco e il mio early game, perché ho detto tanto è control. Invece non è control, è lo zoo. Vuol dirmi che sei lo zoo Lockman? No, non sei lo zoo Lock. Se fai il turno 2 Hero Power non sei mai zoo Lock. Va bene, coboldo e fa l'Hero Powerozzo. Allora, il problema di questa mano è che se sei contro control va bene, perché ho tenuto Melmina più morte fasulla, nella speranza a sto punto di non pescare la Silver Vanguard. Ah, ma aspetta, sì, ok, della Silver Vanguard. Però noi facciamo un cazzo per un bel po' di turni. Faremo il prossimo turno custode into show, custode show, turno 6 lui coin e morte fasulla. Un po' come fai la Kay coin e tizio Tonio Cartonio, adesso fai Melmina morte fasulla, che però voglio dire è sicuramente più divertente, anche no, perché escono cose più belle, mica un big hunter, big recruitante, chi l'ha mai sentito, amico mio? Va bene, lui sta facendo delle cose passive, il mio problema è adesso il gigante, giusto? Perché figurati, amico mio, io non c'ho che l'eset, tu te l'hai gigante. Invece no, ametista, invece l'ametista. Si tiene alto di vita, ragazzo, si tiene alto di vita, anche perché col Dark Pact nerfato potrebbe chiaramente essere un problema per lui reggere tali cose. Va bene, andiamo chiaramente di show, che come ogni volta dirama le zampe in modo diverso. E qui, amico mio, spero per te che tu abbia un removal, perché sennò il prossimo turno il 2-1 esplode tanto grazie allo Saronite Chain Gang. Se nel caso invece lui non mi fa, non peschi esattamente la Silver Vanguard, questo va bene, my friend, se fai dei file prima ad attaccare sei terribile, ok. Nel caso invece lui, noi pescassimo questa, bestemmio tantissimo, voi non vedrete mai questo video. Ora, io odio la mia vita. Quanto io odio la mia vita. Quanto cioè, no, io adesso dico, no, adesso io dico. Minona hot. Ne avevamo 2-7-7. Chiaramente rin, perché ma che cazzo c'è con l'altro? Per breaker mai nella vita. Abbiamo anche il coraggio di pescare Ceragel Devosaur. Io ho capito che questo gioco mi odia. Io ho capito che questo gioco mi odia. Ho capito questo in questo momento. Questo gioco mi odia. Non è possibile. Non è possibile, Dio caro. Dai, dai, porco, dai. Non farmi bestemmiare che dopo devo andare a cercarmi il momento dove bestemmio per andare a biparmi. Ma ti prego. Ma non è possibile. Ma perché tutti a me? Prima un game dove devo bestemmiare per vincere, alla fine vinciamo. Dopo un game, vabbè, con Kelly, non si sa come mai. E poi di nuovo tutto in mano. Ma guarda quante carte ci sono nel deck. Perché proprio queste, satana di Dio? Perché mi fai prendere solo queste?
mi viene da piangere quando succedono ste robe. Madonna, che gioco di merda, volo in Florida e ti do fuoco alla casa di produzione, porca madorca. Vengo in Florida per darti fuoco, Cristo santo. Vabbè, allora, lui fa cose, vabbè, giustamente lui rampa Rin, che è stronzo secondo voi, che fa pure ste robe. Non farmi pescare Charles Devusauro King Crash. Vabbè, non è che questo sia, però va bene. Allora, avanguardia, dai, avanguardialo, coinalo, morte fasullalo, tira fuori il 7-7, smorchiamo danni perché sennò qua non vinciamo mai più probabilmente. Smorchiamo, smorchiamo, siamo sotto agli AOE vari suoi, ma il che non è un problema. Lui dovrebbe pensare che qua dentro ci sia roba. Spero almeno che lo pensi, perché sennò sei un pezzo di merda. Nel caso non pensi tale cosa, allora devo sperare in signore che Catrena mi tiri fuori King Crash prossimo turno e smorcare chiaramente come Dio comanda. Io vi posso garantire, ragazzi, che sto sfigando tantissimo comunque. Cioè, primo game l'avete visto? Questo game l'avete visto? Lui setta Defile. Non ha senso, amico mio, setti Defile, perché se io ho della roba dentro là, hai perso. Non ha senso che tu faccia sta mossa, sei un coglione. Se tu fai Defile, sei un coglione, man. Te lo dico, perché tu non vieni punito per questa cosa. E non mi puoi stare sniperando perché sto registrando, quindi. Però vi rendete conto che io, lui sta giocando contro il fatto, vabbè, dice tanto esce un 7-7-8-8 e invece neanche esce, perché io ho giustamente sfiga, perché questa cosa devo dirla ogni tanto, se no la gente non lo capisce, no? Va bene, signor Yeti, dai, faccia cose, però dai, dai, porco Dio, dai, devo soffrire ogni volta giocando questo gioco. Ho messo il post nella community l'altro giorno, Dio Cristo. Cosa devi fare, amico mio? Cosa devi giocare? Se fai trade, devi fare, amico mio, trade, boh. Che cazzo ne so cosa stai facendo, man. Sparare una Mortal Coil sul tuo per proccare Defile. 1, 2, 3, 4, 5. E quello, la 3-3 rimane viva, man, però. Sei stato disconnesso, ecco perché non sta andando un cazzo. Ecco perché non sta andando un cazzo, lui ha già giocato. Sei stato disconnesso. Dai, cosa ha fatto adesso lui, non lo sapremo mai. Ha giocato al Doomsayer. Giocato il Doom fucking Zayer. Non ho capito sta giocata. Vabbè, questo va qui. Giocheremo Catrena. Oh, pescato King Crash. Pescato King Crash. Non ci credo adesso. Ma io non so neanche io se farvelo vedere il video, eh. Io non so neanche io se farvelo vedere. Perché poi la gente a me non mi crede che faccio ste robe. La gente non mi crede che faccio ste cose. La gente non crede a Poli. Non mi credete, ma fate bene, perché se non le dimostro sta roba, la gente non mi crede. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Vi rendete cazzo conto della mia vita, che schifo è? Vi rendete conto, ragazzi? Avevo Lethal, no? Per fortuna, non mi hai trovato il conto. Ho pescato King Crash. Ho pescato King Crash. Trade, andavo faccia. Aspetta, se io andavo faccia, lui andava da 16, andava a 9. No, che non era Lethal, avevamo uno off. Un off fucking Lethal. Vabbè, abbiamo King Crash, nel senso, picchieremo. Ma che cazzo, devo vincere ogni volta così? Non posso fare una volta coin melma, mi esce il deatrato di Catrena, mi tira fuori cose dal mazzo? È impossibile questa cosa, questa situazione? Perché pescare Spellbreaker non lo chiedo io, perché non lo posso chiedere. Ma sei un coglione. Ma vedi che sei un porco Dios. Perché? Perché hai fatto sta mossa? Conscio del fatto che non avevo niente dentro. Almeno se esiste giustizia, mi devi dare la Spellbreaker. E che cazzo, e porco Dio, e madonna veleno, e schifo il papa, e che cazzo, e bastardi, razziatore, dammi charge, dai, dammi qualcosa, no, veleno e assalto, ci può andare, ci può stare perché facciamo cose, spezza magie, questo va qui, picchio faccia, non è morto ma morirà, allora se gioca il altro Void, o Cuba il Void, anche se è particolare, Cuba il Void, ok, se Cuba il Void siamo ancora in game, cioè è ancora in game, se non cuba il Void ne gioca magari eventualmente un altro, o magari si uccide quello lì in qualche modo e poi lo evoca con Ghoul's Decay, anche se in realtà è abbastanza impossibile, noi teoricamente abbiamo Lethal. Se nel caso contrario invece, chiaramente ripeto, può avere ancora difese, qua c'ha probabilmente Defile o Hellfire, sicuramente Hellfire, va a 3 di vita il ragazzo, va a 3 di vita, deve sparare una Spellstone per curarsi. Spara una Spellstone magari upgradata a 1, perché ne avevi una in mano, quindi upgradata a 1, ok, quindi va a 3 e poi si cura con una ametista, immagino, sigillo Darpact, vero man? Sigillo Darpact e muori lo stesso carissimo, bello che il Darpact è stato un alfato, madonna quanto godo. Abbiamo vinto un'altra partita, ragazzi, ma io devo bestemmiare ogni volta, vi rendete conto? L'avete visto voi stessi, signori, vabbè, abbiamo vinto, però la madonna deve essere veramente...
Lasciamo stare, ragazzi. Vabbè, non posso neanche vincere, dai. Vaffanculo, fate finta che abbia vinto e poi ci vediamo a fine video. Un parto questo video, raga. Un parto proprio cesareo di quelli che fanno male, male, male. Amici miei, siamo arrivati alla fine del video. Avete visto la potenza di Show e la potenza, ragazzi, di questo deck che nonostante che abbia avuto una sfiga senza precedenti ogni volta, perché non mi devi odiare qualcosa. Signori miei, il deck performa molto bene e vi consiglio il crafting perché oltre ad essere molto divertente si sta veramente insinuando nel meta questo deck, quindi secondo me sarà uno di quei deck sulla quale puntare per giocare bene contro i control. L'avete visto, contro prete ve la cavate bene, contro control e warlock pure, chiaramente io male, ma questo è un altro discorso. Ma ripeto, se non avete la mia sfiga il deck performa molto meglio e comunque abbiamo vinto, ripeto, nonostante la sfiga. E ringrazio ragazzi tutti quelli che hanno guardato il video fino a qua. Noi ci vediamo domani con un bel episodio di World of Warcraft. Ringrazio tutti quelli che hanno lasciato un bel like tattico, se si sono iscritti, hanno condiviso e si sono anche, non lo so, hanno riso per la mia sfiga. Tantissima roba, ragazzi miei, ma soprattutto